Thank you.
ringraziamo innanzitutto Pino Pecorelli, abbiamo appena ascoltato una sua improvvisazione. Pino è un musicista abbastanza anomalo che passa dalla musica classica all'improvvisazione di ogni genere, passando per qualsiasi cosa ci sia in mezzo. Molti di noi lo conoscono per l'orchestra di Piazza Vittoria, di cui rappresenta l'italianità, direi anzi la romanità, esatto. E Pino ha accompagnato con le sue note un primo video che fa parte di un trittico che rappresenta la metafora di una adolescente, una giovane adolescente Sin Sin cinese arrivata in Italia da qualche anno, e quindi il suo passaggio difficile da giovane cinese in Italia in un momento difficile come quello dell'adolescenza. La seconda parte del video ci ha consentito di assistere a quella che io amo definire un'opera d'arte sfogliata, che è quella per la ragione per cui siamo qui stasera, manuale della figura umana dell'artista Marta Dell'Angelo, che abbiamo l'onore di avere tra noi stasera. Marta è un'artista di fama internazionale. Marta ha vinto nel 2002 il premio New York organizzato dal Ministero degli Esteri italiano insieme alla Columbia University. Espone abitualmente in gallerie pubbliche e private. Marta vive a Milano, oggi abbiamo il piacere di averla qui e spero avremo anche la curiosità di chiederle qualcosa in più dopo su questa sua opera d'arte, e di ringraziarla perché non capita spesso di avere una fruibilità di un'opera d'arte come questa e di poter avere in casa suoi lavori che oggi si raccolgono in un libro e che poi e io non sono molto credibile come una creatrice, me ne rendo conto, ma è un modo per vincere il disagio. Io non sono una storica dell'arte, non sono un artista, non mi occupo di arte, ho il profondo affetto che mi lega a Marta, avermi dato poi il piacere di accettare di superare il disagio. Non è forse il modo migliore per superarlo, ma in realtà per me Marta, da quando l'ho conosciuta, è sempre stata libertà, spontaneità, espressione del proprio corpo, e credo che ce ne siamo resi conto, e quindi, perché no, una stravaganza che può essere un modo per aiutare a vincere ogni scena. Sarà una presentazione sui generis, diversa, e poi mano a mano conosceremo i nostri ospiti. Intanto io vi presento i nostri relatori ci daranno la possibilità, attraverso il loro punto di vista, anche di avere nuove chiavi di lettura di questa opera. E Laura Iemurri, storica dell'arte. Laura appena insegna all'Università di Roma 3, ha appena concluso un suo lavoro importante, ha curato una mostra intitolata Autoritratto Autobiografia al Museo Andersen di Roma. E Augusto Pieroni, storico e critico della fotografia, che insegna alla Sapienza di Roma, autore del libro Legge della fotografia di recente ristampa. Inizierei con Laura Iemurri, che ci condivida con noi il suo pensiero su questa opera di Marta. Sì, pensiero che in realtà sono impressioni sparse, perché io mi sono innamorata di questo libro a Milano, e poi però incontrando Marta ho scoperto un sacco di cose che a un primo sguardo non erano state così evidenti. Così intanto ho scoperto che questo è un libro condotto secondo un doppio sguardo: lo sguardo di un artista e lo sguardo di una modella vivente. Le persone che posano nei licei e nelle accademie si chiamano così modelli viventi, e Marta ci ha anche tenuto a metterlo come professione sulla carta d'identità, che mi sembra una cosa molto appassionante. Nel libro che avete visto scorre sulle immagini, sullo schermo, a me colpisce l'intersecarsi come di due serie di immagini, senza un ritmo regolare, però tutto sommato con un ritmo così forse rintracciabile, ma sono da una parte è vero, tutto permesso. Ma chissà, inciampare non casca mai. E comunque sono da una parte le immagini che rimandano, cioè, diciamo così, sessualmente esplicite, che rimandano a una tipologia al limite del porno, e invece un'altra serie di immagini che sono invece del tutto prive di qualsiasi anche lontana allusione alla sfera sessuale, che hanno una qualità, direi quasi, tra virgolette, innocente, e un aspetto anche a volte che scivola molto sull'infantile. Quando vado a dormire dovrei togliermi il reggiseno, quando non lo tolgo
se il giorno non finisse. Il ritmo del mio tempo è un reggiseno che si slaccia. E questa è una cosa condivisa da molte donne. Infatti questo libro è anche una specie di autoritratto, già sono fissata dall'autoritratto, di autoritratto collettivo, perché oltre alle immagini di Marta, della sua infanzia, alle sue immagini di oggi, immagini fotografiche, immagini dipinte, ci sono anche molte immagini che raccontano le persone che lei ama, le persone a lei care, amiche, sorella, persone che hanno, che sono entrate in qualche momento nella sua vita. E quindi questo libro... Immagino mia sorella, il giorno in cui nel bar mancava la luce e abbiamo ordinato due bicchieri di vino, quel pomeriggio ero come volevi che fossi. Sapevo di essere come sognavi che fossi, e allora mi sono sforzata per essere esattamente come mi volevi. E tu mi hai detto ti amo. Un autoritratto è sempre anche un po' un'autobiografia, sempre appunto perché sarò fissata con questa cosa, ma a me pare che i testi, che ovviamente magari avete letto solo quelli più brevi, perché insomma ci vuole tempo per leggere i testi, però i testi hanno in comune con le immagini il provenire da ambiti molto diversi, mescolare molto i livelli. I testi provengono da una letteratura che potremmo dire alta, ma sono anche testi di SMS, sono scritte lette sul muro, sono saggi di filosofia, sono lettere di artisti. C'è una lettera molto bella di Delacroix giovane, ma anche una lettera di Camille Claudel molto bella, ma sono anche frammenti di diario, come questo brano sul reggiseno, che insomma sembra un frammento di diario, questo brano sul reggiseno, ma sono anche, provengono anche da manuali, per esempio manuali proprio di disegno, manuali che o storie delle modelle e dei modelli, come persone che hanno uno sguardo appunto all'interno del mondo artistico molto particolare. Così le immagini vengono da riviste, giornali, sono opere di Marta, sono disegni, sono tutto come proprio, a me questo pare un libro mondo, cioè dove dentro il libro ci finisce, che alla fine è un'opera di Marta, però ci finisce un po' tutto il suo mondo, e in questo modo a me pare, insomma forse... Non so se esagero a dire libro mondo, però a me questo pare. Osserva Anna Magnani là in fondo, sul divano del salotto elegante, dietro un prezioso pezzo d'antiquariato, carico di scatolette e vassoietti di dolci di prima qualità. Tace mezza nascosta, la pelle è bianca e i due occhi sono come un grande fazzoletto nero che le fascia sopra il naso. Tace, ma sta col busto eretto, come doveva stare sua nonna un secolo fa, sulla porta di casa. Vedo però che il suo silenzio è inquieto. Dietro la fascia nera degli occhi passano ombre più nere, interrotte riprese, ora represse come un piccolo lutto, ora liberate come risate. È chiaro che la gente che è intorno la comprime, la fa rientrare dentro la sua forma, come un liquido spanto che possa fluire dentro un vaso e starsene lì, buono buono. Anna Negri è una regista. Chiaramente il suo primo film non poteva che intitolarsi In principio erano le mutande, altrimenti non sarebbe qui oggi. E col suo secondo libro, Riprendimi, Anna è stata l'unica italiana al Sundance Festival. Grazie Anna. E io a questo punto passerei la parola all'uomo. Dopo tutte queste donne, tutta questa femminilità, passerei la parola all'uomo. E ovviamente si pone le domande. Abbiate pazienza. Come si deve presentare un libro? Ma come si presenta? Perché si presenta? A chi? Per quale motivo? Nel senso che non c'è un solo motivo per prendere un libro e farlo proprio. Un libro si presenta già da solo, no? Fa le proprie promesse, brevemente o meno, no? Non è che lo fa con un'intensità uguale, a seconda degli sguardi che lo analizzano. Cioè chi si decide poi ad acquistarlo perché si fida della copertina, qualcuno si fida del titolo, qualcuno guarda bibliografie, indici, qualcuno invece fa un rapido calcolo, numero di illustrazioni, euro, pagine, via, prendere. Qualcuno si fida anche delle recensioni scritte, qualcuno se ne fa passare bisbigliando l'orecchio, e qualcuno invece legge dei blog tematici. A volte uno non si fida del proprio istinto e si perde dei libri splendidi, perché dice no, forse non è il caso. Sono
Sono terribilmente oppresso, angosciato, umiliato. Mai come in questi giorni ho sentito l'assurdità della mia vita, il fallimento dei miei tentativi di fondere il mio impegno intellettuale volto a modificare il mondo con quello dell'artista volto a rappresentarlo. Le eterne domande, perché vivo e per chi vivo, sono sempre più vane e opprimenti. A chi interessa la mia angoscia? Chi è disposto a condividere il mio tormento? Chi leggerà mai questi fogli? Michelangelo Buonarroti, Firenze, agosto 1530. Allora vorrei fare una cosa. Di solito si propone la propria lettura del libro in questo campo. Credetemi, ho visto cose di voi umani. Ho visto sterili, afasiche, parafrasi e onanismi verbali pantagruelici. Ho sempre sognato di inserire questa parola in una presentazione. Ma il manuale della figura umana in Marta dell'angelo, che ci tiene e lo scrive, non è un angelo, non è a sua volta un libro tipico, né un libro pubblico, come suggerirebbe il titolo. È pubblico nelle intenzioni, nei canali di diffusione, siamo qui tutti, va bene, credo. Ma è privato per l'autrice, lo è anche per il singolo lettore o per la singola lettrice, per poi si indirizza un po' a tutti quanti, indistintamente, al di là delle origini genetiche. È un libro che offre un'esperienza dell'ineffabile, un po' prosaica, ma un'esperienza dell'ineffabile, una affascinante versione dell'incomunicabile. È un libro che è contemporaneamente sempre due cose, come sono doppi i suoi rimandi, i soggetti, le allusioni. È un libro a bassa definizione, ma curatissimo. È low fidelity, però ad alta efficienza. Quelle mani vagavano qua e là a caso, poi di colpo si fermavano e restavano a lungo posate sullo stesso punto. Sembrava che le dita esitassero, poi riprendessero fiducia, alla lettera. Mi capisce? Ogni singolo dito sembrava vivere di vita propria, avere una sua volontà e avere dei pensieri. Era un modo di toccare molto insolito. Poi mi metto a pensare, no? Estensiva una parola a doppio taglio. Ma insomma, vabbè, faccio breve quello che potrebbe durare tempi biblici. La fotografia, perché questo in qualche maniera è prevedibile che io finisca per preoccuparmi, insomma, mi offre uno spunto. Il senso dell'operazione di Marta, a me pare, al di là del libro opera, di tutto quello che la cosa è. È anche un'enorme operazione di esorcizzazione, non mai definitiva, di quell'esperienza di reificazione, cioè di il soggetto umano, la fotografia ce lo fa diventare un oggetto, e questo lo sanno tutte le matricole di triennale, è quello che ci insegna a andare. È troppo spesso da modella e spectrum, le crisalide di un'esistenza deflessa sui linguaggi degli altri. E quando si trasforma in un operato e lei salva la propria anima. Rifiuta il biografismo spicciolo, no? Si rifugia in una tipologia universalistica, si fa manuale. Non è un caso di una data legge, un'esperienza estetica esemplare e non una fenomenologia usa e getta. Facendo così, insomma, salva dall'oblio tutta la logica effimera del corpo. Un corpo che, nella logica dell'universo, fatto di spazi siderali, masse telluriche, durate geologiche, tende a essere brillantemente effimero. Attraverso l'arte, noi esprimiamo la nostra concezione di ciò che la natura non è. Insomma, il corpo filosoficamente è un perdente di successo, dotato com'è di scarsa durata, per dirla con le parole dell'acustica, di scarso sustain molecolare. È però vero che se una mucosa o un muscolo non batteranno mai durato un quarzo o un granito, è nel rosa, nella tonicità dei primi e non di questi ultimi, che sta racchiuso ai nostri occhi. Tutto l'aurantico mistero della vita. Ma che parlo fa? Il buio era denso da far paura, era impossibile distinguere qualsiasi forma, non vedevo nemmeno il mio corpo, non riuscivo neanche ad immaginare cosa potesse nascondersi in quelle tenebre. C'era solo il vuoto assoluto e nero,
In quell'assenza totale di luce, il mio essere sembrava ridotto a una pura astrazione. Il buio aveva assorbito il mio corpo e io non ero che un ectoplasma sospeso a mezz'aria, senza più il corpo e senza nessun altro punto di riferimento nello spazio. Vagavo nella più totale, nel nulla più totale, su quella strana linea di confine tra incubo e realtà. Di Flavio vi dico che ha appena concluso un bellissimo lavoro a Palazzo Massari a Ferrara, ma ciò non toglie che ci deve delle spiegazioni. La fotocopia rappresenta, diciamo, l'ultima pagina del libro, idealmente. Niente di più, niente di meno, un contributo visivo. Invece che stare a fare un discorso a parole sul valore nemmeno del libro opera, comunque è importante per chi fa un lavoro visivo, si può contribuire con un piccolo punto, con una fotocopia, con un mezzo molto povero, giusto per fare una riflessione a termine sull'occhio e su quello che permette di fare tutto, cioè di fare un libro, di essere qui, di vedere una presentazione, di fare arte, di vedere il corpo, cioè un po' l'inizio e la fine sempre di ogni cosa, ma non è niente di più, niente di meno, è un appunto, dura più pochi secondi, è a rapido consumo. Quello delle fotocopie, uno legge e butta sui volantini, ah sì, abbiamo l'occhio, poi lo butto. Cioè, questo è il senso, non è un senso né, come devo dire, né riflessivo né iconico da un punto di vista di problema dell'immagine. È proprio il tempo di una riflessione effimera, come quando si presentano quei volantini, molti li leggono, molti li gettano direttamente, e questo ha quel senso. Ma io volevo aggiungere che anche questa, appunto, questa fotocopia distribuita è un'idea che ci ha regalato lui improvvisa oggi. Mi piace molto l'idea perché mi piace pensare anche che questo manuale è un piccolo dettaglio, perché forse sul corpo umano bisognerebbe fare più di un'enciclopedia da tantissimi punti di vista, per cui questo è un tentativo di raccogliere anche insieme il punto di vista di uno di noi. E quindi il fatto che lui sia arrivato e ha voluto come aggiungere una pagina che non c'era, che poteva mancare, mi è interessato molto perché penso che chiunque fruisca questo libro, che è un libro, come hanno appunto detto loro, da diversi punti di vista, numerose connessioni con immagini, con i testi, però mi piace pensare, e questo è successo con un po' di persone all'inizio che iniziavano a prendere questo libro, a leggere, a guardare, e a ogni persona diversa venivano in mente cose che non c'erano nel libro, che aveva letto, che aveva visto e che aggiungeva nella sua testa all'interno di questo manuale. In questo senso è anche un lavoro d'arte, un'opera, ed è per me anche una cosa molto importante, nel senso che questi sono, come dire, degli spunti, è da un certo punto di vista come se fosse il backup del mio computer, e penso che chiunque ha un'ossessione riesce in qualche modo a circoscriverla e potrebbe fare un libro, mettendo insieme i vari pezzi, e questi pezzi appunto in questo caso vengono da diversi campi, perché toccando diversi campi si sviluppano e si coltivano anche gli interessi, non concentrandosi soltanto su un aspetto unico. E quello alle vostre spalle e di fronte a loro, che ogni tanto sbuca dalla tana, così è stata nominata, Riccardo Villier, che è un giovane ballerino, performer, e anche lui in qualità di artista, diciamo, non visivo ma più teatrale,
ha voluto partecipare e dare dei contributi, sono dei flash, delle visioni che hanno sempre a che fare col corpo. E poi sempre tra noi, in modo un po' invisibile, però c'è Luca Franco, che è un regista, che è qua davanti a voi, che non parla ma documenta. Io allora volevo aggiungere io una cosa, se... Ah! Madonna! Nulla è previsto. Sì, volevo aggiungere una cosa che, insomma, io l'ho detto, io non sono una critica d'arte, però volevo aggiungere una cosa de core, no? Perché da donna a donna, nel senso che io ho apprezzato molto questo lavoro di Marta, come ho apprezzato tutti i lavori di Marta che lo precedono, di questo, che insomma io ho visto un po' in questo manuale, anche un po' la sintesi di tutto il lavoro che Marta porta avanti da anni sul corpo e sul corpo di donna. In realtà lei riesce sempre ad occuparsi del corpo di donna con una delicata sensualità che non è mai volgare, che non è mai, che è un eccesso, perché Marta ama gli eccessi, ma in realtà non è mai scontata, non è mai tutto quello che viviamo ogni giorno, no? E quindi io, studiando il manuale di Marta, in realtà ho ripensato il libro, l'avevo letto un sacco di tempo fa, di una sociologa marocchina che si chiama Fatima Bernissi. Lei ha fatto un viaggio interessante in Europa e negli Stati Uniti, ha pubblicato questo libro che si chiama L'anima dell'occidente, e in questo libro lei, dopo aver fatto shopping, essersi aggirata nelle strade delle nostre città, rimane scioccata e inizia a riflettere sul fatto che normalmente la figura della donna araba, e quindi dell'Arabo, visto il burka, la donna in prigione, e lei tira fuori questa teoria, non necessariamente invisibile, sul fatto che in realtà anche la donna occidentale vive una regione che è fatta di un corpo che deve essere necessariamente perfetto, perché l'immagine di cui siamo bombardati sui mega manifesti di cui sono riempite le nostre città, la pubblicità, la televisione, ci restituiscono sempre un'immagine di un corpo che deve essere necessariamente perfetto, e quindi c'è l'ossessione del chilo di troppo, l'ossessione del difetto, e quindi lei torna, scrive questo libro e racconta il suo shock nello scoprire che esistono delle taglie, che esiste questo concetto di corpo come corpo perfetto, e quindi dice forse la cultura araba è una cultura che mette la donna in una prigione che è uno spazio fisico, l'harem, invece quella occidentale forse è uno spazio temporale che è fatto però di costrizioni e di limiti che non sono meno forti e meno dolorosi. Io non so se questa teoria è condivisibile o meno, non ne sono sicura e non è quello che mi interessa. La cito adesso perché quello che io ho pensato sfogliando il manuale di Marta, e quello che penso di Marta da quando la conosco, è che è molto bello il modo in cui lei invece riesce a rendere il chilo di troppo una morbida sensualità, il difetto, quello che è comunemente, no, il difetto è riconosciuto come tale, come invece il dettaglio che caratterizza la persona. E Marta, questo personalmente sicuramente non corrispondo al canone di perfezione e di magrezza, anzi la mia rotondità mediterranea l'ho conosciuta su una spiaggia in Puglia qualche anno fa, ed è stata una delle prime persone che mi ha insegnato ad accettare il mio corpo, anzi forse addirittura a tratti a compiacermene, perché lei riesce a trovare la bellezza del corpo in tutta la sua essenza, e quindi per questo io comunque la volevo ringraziare come donna e come amica, oltre che come artista. Grazie Marta. Ringraziare prima di tutto Laura, Augusto, Laura, Luca, Flavio e soprattutto Pino, chiaramente, Riccardo che sta nella tana e intanto esce, e soprattutto questo spazio che è appena nato, senza titolo, la libreria
Galleria e Leonardo Palmieri, Matteo Di Castro e Benedetta Cestelli Guidi, che sono i proprietari, i gestori, ecco, di questo spazio, che con queste iniziative, diciamo, sta iniziando anche a farsi largo. Grazie. Io volevo dire a noi tutti che abbiamo collaborato in tutti i modi, speriamo che appunto abbia avuto le opzioni che Marta desiderava. Marta aveva idee molto precise, trovata molto bene nello spazio e quindi diciamo ci siamo adeguati come potevamo. E questa è una libreria di fotografia, quindi poi noi abbiamo accettato anche volentieri di presentare il libro, proprio perché si tratta di produzione fotografica in gran parte. Come avete visto sono scatti, snapshot che Marta ha fatto. E siamo anche una galleria con delle mostre nella prima parte, appunto, con delle mostre che si succedono. E volevo annunciare che il 23 febbraio abbiamo lo spazio sotto, la cosiddetta tana, dove si trova il ballerino, e sarà quindi un secondo spazio espositivo. E venerdì prossimo presenteremo un altro libro dedicato questa volta a uno storico dell'arte che si è occupato di fotografia, appunto venerdì 15. E speriamo appunto di vederti anche in questa occasione diversa. Grazie. Thank you.